Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la VTX, dei cavi per il collegamento, un'antenna lineare, una prolunga SMA ed una bustina con viti e gommini. Per finire abbiamo un manuale molto dettagliato dove vengono riportate le specifiche e i collegamenti. Sia l'antenna lineare che la prolunga SMA hanno il connettore MMCX da 90 gradi e la loro lunghezza è di circa 8 cm. Per quanto riguarda le specifiche di questa VTX abbiamo a disposizione 48 canali divisi nelle bande A, B, E, Fatshark, Race Band e Low Band. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 200, 500 e 1000 mW. Abbiamo anche il Pit Mode che riduce la potenza a livelli molto bassi e ci permette di configurare la VTX senza creare interferenze ai piloti che volano vicino a noi. Per quanto riguarda la tensione in ingresso, ho trovato discordanza tra il manuale che riporta 7,36 V e quanto stampato sulla VTX stessa che riporta 7,28 V. In ogni caso comunque la tensione massima supportata è sufficientemente alta per collegarla ad una lipo da 6 celle che ha una tensione massima di 25,2 V. Per quanto riguarda le configurazioni, possiamo farle direttamente dal radiocomando usando la telemetria Tramp. La JPRC Rad Mini si presenta come una VTX compatta con fori 20x20 e notiamo subito nella parte superiore questo dissipatore in alluminio che aiuta a mantenere basse le temperature. In questo punto si trova un microfono che ci permette di ascoltare i motori, sia in cuffia che nel DVR. La posizione all'interno del case lo tiene al riparo dal vento, quindi avremo un audio pulito e privo di fruscii e disturbi. Su questo lato abbiamo un tasto per regolare banda, canale e potenza e grazie ai LED ed il manuale riusciremo a capire come impostare la VTX. Tuttavia potete farne anche a meno perché risulta molto più semplice e pratico configurare la VTX via telemetria Tramp, quindi questi tasti difficilmente andrete ad usarli. Passando alla parte inferiore della VTX notiamo come questa sia priva di componenti, in questo modo gli spazi risultano molto contenuti, tuttavia evitate di poggiarla direttamente sul carbonio perché possono verificarsi dei cortocircuiti, come sappiamo infatti il carbonio conduce la corrente. Per evitare qualsiasi problema quindi ci vengono fornite delle rondelle in gomma, se dovete mettere la VTX dietro il frame usate le rondelle in modo che non vada direttamente a contatto con il carbonio. Per quanto riguarda le connessioni possiamo scegliere se usare i cavi JST o saldare direttamente i fili sul fondo della scheda. Questo connettore sulla destra serve per collegare una videocamera, in questo modo avremo dei collegamenti più puliti e ci saranno meno saldature da fare, se ne avete possibilità vi consiglio di procedere in questo modo. Il connettore è quello standard per le videocamere FPV, quindi è compatibile con qualsiasi modello analogico presente in commercio. Il segnale video sarà trasportato da questo punto al secondo connettore, quindi questo pad cam andrà collegato nel pad VIN del flight controller. Se non volete collegare la videocamera alla VTX potete anche rimuovere il cavo cam. Gli altri cavi sono alimentazione, terra, video out ed RX. RX è appunto il cavo della telemetria Tramp che andrà collegato su un TX libero del flight controller. Per finire abbiamo il connettore dell'antenna che abbiamo visto è di tipo MMCX. A questo punto passiamo a Betaflight per vedere come configurare questa JPRC Rad Mini. La prima cosa da fare è andare nel tab Ports e attivare VTX IRC Tramp nella UART dove abbiamo collegato la VTX. Nel mio caso la UART 3, quindi ho scelto questa riga. A questo punto è necessario caricare la VTX Stable che troviamo già compilata, vi lascio il link in descrizione. Basterà semplicemente aprire il documento e copiare il suo contenuto. Adesso apro il tab CLI di Betaflight e incollo. Quindi premo invio. Come vedete la table si è caricata. Concludiamo la recensione misurando le potenze con l'RF Power Meter dell'immersion RC. Testerò le 4 potenze disponibili per un tempo di 2 minuti in modo da far assestare il valore e raffredderò la VTX con questa ventola per simulare lo spostamento d'aria che sia in volo. Ed eccoci i risultati dei test, su questo lato abbiamo la potenza dichiarata e su questo la potenza rilevata.
impostando la VTX a 25 mW, vengono rilevati circa 25 mW. Questo va bene, in quanto se usate questa VTX per racing è necessario che questo valore sia il più preciso possibile. A 200 mW vengono rilevati 210 mW, quindi ci siamo. Impostando la VTX a 500 mW, lo strumento ne rileva 430, quindi una potenza inferiore a quella dichiarata. La vera sorpresa si è impostando la VTX al valore massimo, infatti l'RF Power Meter rileva un picco di 1.6 W che va a scendere a 1.4 W dopo 2 minuti. Visto il calore elevato che genera questa potenza, più la VTX rimarrà accesa e più la potenza tenderà a diminuire. C'è da dire comunque che il risultato è ottimo e ben sopra quanto dichiarato. Un'ultima considerazione da fare è che si sente la mancanza di una potenza intermedia, infatti un valore intorno agli 800 mW sarebbe stata un'ottima aggiunta. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questa VTX mi ha impressionato positivamente. Si è comportata molto bene nei test, risulta essere molto compatta e i collegamenti sono ben studiati. Inoltre, se vogliamo spingerla al limite, la forma si presta bene a posizionarci sopra una ventolina da 20 mm. In conclusione, se cercate una VTX 20x20 o in generale un prodotto che garantisca ottime potenze, questa GPRC Rad Mini è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.